un vademecum ed un dépliant in vista della liberalizzazione del mercato dell'energia. Si tratta di un'iniziativa di Estra ed Adiconsum Toscana per aiutare i consumatori ad orientarsi nel prossimo scenario dell'energia. Abbiamo prodotto un insieme di informazioni che possono essere utili per l'utente nella scelta, non sempre facilissima e chiara, nel passaggio eventuale da un'azienda all'altra con la liberalizzazione completa del mercato. Il documento tutela in maniera chiara e precisa il passaggio da un fornitore all'altro di energia, garantendo così una scelta consapevole da parte del consumatore. Non sanno, per esempio, i tempi utili per esercitare il diritto di ripensamento. Allora, come sappiamo, ogni contratto ha delle regole, quindi la prima informazione che noi diamo come di consumo presso le nostre sedi e di leggere per bene il contratto che verrà sottoscritto dall'utente e quindi soffermarsi anche sul diritto, la clausola relativa al diritto di ripensamento, ai 14 giorni previsti dalla legge che decorrono per il contratto scritto dal momento in cui l'utente appone la propria firma. E per quanto riguarda invece altri tipi, altre forme contrattuali, quali possono essere quelle telefoniche, dal momento in cui il consumatore fornisce la sua conferma e quindi adesione al contratto. La fine del mercato tutelato, sia per l'energia elettrica che per il gas, è stata fissata per il 30 giugno 2020. Noi da tempo stiamo lavorando con trasparenza e correttezza in collaborazione con l'Associazione dei consumatori di tutta la Toscana e con Adiconsum in particolare, non solo e non tanto per limitare al minimo eventuali episodi di scorrettezza commerciale. Abbiamo adottato un codice di autoregolamentazione, in questo caso promuoviamo invece un canale di comunicazione permanente per informare, diciamo, per tempo i cittadini, i nostri clienti, di questo eventuale passaggio che potrebbe comportare, diciamo, qualche cambiamento, anche delle opportunità. Esprimiamo preoccupazione perché il mercato libero, se gestito con le regole attuali, cioè che, dove si consente ancora una forte aggressività commerciale, potrebbe diventare il Far West. Dobbiamo, come dire, evidenziare al pubblico che dovremmo affrontare questo momento con le prudenze necessarie, con le informazioni adeguate, nell'interesse esclusivo dei cittadini che sopportano sempre più in maniera importante il peso dei costi dell'energia, sia come famiglie ma anche come imprese.